Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma io voglio partire dalla caduta, cronache della fine del fascismo, Ezio Della Feltrinelli, perché? Perché in realtà Ezio Mauro, con l'acutezza del cronista e con il rigore storico, ci ricostruisce quell'anno cruciale che è stato il 1943. E io vorrei però su questo provare a fare un parallelo tra la fine di una dittatura, di un regime, e l'arrivo di una democrazia, perché c'è qualche cosa che leggendo questo libro ci può riportare ai giorni nostri e ai regimi teocratici, ai regimi dittatoriali che ci sono in Medio Oriente. Beh, c'è intanto evidente per tutto il 43, a partire da gennaio, un indebolimento dell'autorità del dittatore, di Mussolini, dentro il suo partito, dentro il regime e nell'opinione pubblica, anche soprattutto per effetto della guerra, dei disastri, delle sconfitte militari. E poi c'è una ribellione di una parte del partito che fa capo al Quirinale, che organizza sia il movimento militare che porterà all'arresto di Mussolini, sia il movimento politico che porterà al voto di sfiducia in Gran Consiglio. La cosa che stupisce, che colpisce, per venire alla tua domanda, è che quel tanto che rimane di democrazia sì, statutaria, in uno statuto calpestato, lo statuto albertino, lo ricordiamo, sì, 1848. E ignorato dal re, che aveva praticamente abdicato lo statuto, è tuttavia sufficiente a funzionare da pietra d'inciampo di Mussolini, perché quando arriva a casa del re a Villa Savoia nel pomeriggio di domenica 25 luglio, il re dice a Mussolini: il voto in Gran Consiglio è stato tremendo, e Mussolini non ha nulla da replicare. Quindi il voto in un organo costituzionale mette Mussolini con le spalle al muro. E perché è interessante questo, come dire, apparente ritorno alla storia e alla sua caduta rispetto a oggi? Perché ci ricorda Ezio Mauro che lì uno dei primi momenti, diciamo così, di rottura è avvenuto proprio all'interno del regime, cioè il regime stesso, in quel famoso voto del Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio, è lì che si mette in crisi. Se dovessimo allargare lo sguardo ad oggi, le dittature in giro per il mondo, in particolare anche quello che avviene a Gaza, invece fanno più fatica in qualche modo dal di dentro a esplodere, almeno quello è quello che sembra. E riguarda anche la Russia di Putin. Certo, stavo dicendo proprio questo. Le democrature, i regimi neo-autoritari mantengono tuttavia un qualche controllo sull'opinione pubblica e soprattutto sugli apparati. C'è stata in Russia, abbiamo visto la ribellione di Wagner, quindi un episodio c'è stato e altri possono nascere ancora, perché se le forze militari, a cui viene dato poi tutta la colpa della difficoltà strategica della Russia, che pensava di fare un blitz, arrivare a Kiev, deporre Zelensky e insediare un governo fantoccio, se l'esercito si dovesse a un certo punto ribellare, autonomizzare e mettersi in proprio, sarebbe un problema enorme per Putin, anche perché è venuto meno il cemento ideologico del bolscevismo, che teneva insieme i militari e i dignitari del partito in una fedeltà all'idea. Questo per quanto riguarda appunto la questione russa-ucraina. Se dovessimo volgere uno sguardo invece in queste ore al Medio Oriente, la notizia di oggi, la visita di Biden a Tel Aviv, lo ricordavo prima, è la prima volta nella storia degli Stati Uniti che un presidente del mondo libero va in un teatro di guerra. Sì, va. Ti ha colpito questo? In un momento, sì, un momento anche rischioso dal punto di vista delle opportunità per Biden, perché si potrebbe dire ha tutto da perdere. Arriva nelle ore di una strage ancora non molto chiara. Ha ascoltato le parole di Netanyahu, che danno tutta la colpa ad Hamas. Ci sono, come sappiamo, delle versioni diverse su questo punto. Biden non ne ha parlato nella parte che abbiamo visto dell'incontro con Netanyahu, non ha parlato dell'azione eventuale di Israele a terra, a Gaza, ha però assicurato il pieno sostegno degli Stati Uniti, che è un dato storico. Israele è un alleato tradizionale degli Stati Uniti, e ha riconfermato questo sostegno da parte di un presidente democratico dopo l'asse che c'era tra Netanyahu e Trump. L'altra notizia che vi dobbiamo dare, che è arrivata poco fa, è che oltre a essere stati evacuati 6 aeroporti in Francia, ora è stato evacuato anche l'aeroporto belga di Ostenda per allarme
per allarme bomba. Quindi, direttore, abbiamo anche qui in questo momento un racconto. Stamattina a Berlino una bomba Molotov contro una sinagoga. Questo episodio anche della scuola ebraica di Roma, per fortuna non è accaduto nulla, ma insomma anche lì c'è stato un momento di allarme. Gli aeroporti evacuati. L'Europa sta vivendo il dramma di Gaza, si sta arrivando qui adesso, è una reazione a quello che abbiamo visto ieri? Beh, intanto i terrorismi si parlano, e anche al di là di un'intesa strategica tra le organizzazioni, ma non c'è dubbio che c'è un'emulazione, un'incitazione reciproca e c'è un eco tra quello che fa Hamas, quello che possono fare gli Hezbollah e quello che fa l'ISIS, che naturalmente si sente stimolato a scendere in campo. E io temo che l'Europa non possa considerarsi al sicuro. Già quello che è accaduto in Francia, quello che è accaduto a Bruxelles lo dimostra, e ci saranno degli episodi di cellule dormienti o di cani sciolti, di lupi solitari, che potranno venire fuori e completare quello che ha fatto Hamas con delle azioni in Europa. La globalizzazione non è soltanto economico-finanziaria e produttiva, è anche politica ed è anche da parte del terrorismo. Certo. Noi dobbiamo prenderne atto, crederci retrovia dei conflitti è sbagliato. Non siamo in prima linea, ma non siamo neanche in retrovia. La questione ci coinvolge. Ecco perché dobbiamo avere un'idea ben chiara di che cosa siamo e che cosa possiamo portare per la soluzione dei conflitti. Molto interessante quello che tu dici. Attenzione, perché la globalizzazione non riguarda le persone e le merci, ma oggi riguarda anche il terrorismo. E allora, nel tuo ultimo editoriale su Repubblica, tu avevi in qualche modo acceso una sorta di speranza sul ruolo che potrebbe giocare il vecchio continente. In realtà in queste ultime ore vediamo che l'Europa è un po' smarrita, è silenziosa. Ursula von der Leyen, il cosiddetto ministro degli affari, ministro che poi non è un ministro, ma sarà responsabile per la politica estera europea, che purtroppo non c'è, Borrell che prende una posizione. Faccio un punto su questo. Ma diciamo che l'Europa è un'incompiuta. Ha una moneta fortunatamente unica, ma non ha il volto di un sovrano su quella moneta che possa spenderla politicamente nelle grandi crisi che ci sono nel mondo. Sostanzialmente l'Europa non riesce a far valere il peso della sua storia e non riesce a pesare nei tavoli di risoluzione dei conflitti, e nel definire delle nuove regole di convivenza civile e di coesistenza dopo quella lunga che abbiamo avuto nell'epoca della Guerra Fredda. Certo. Per la paura della bomba atomica. E nello stesso tempo però dobbiamo dire che l'Europa, la UE, ha una posizione comune da parte dei vari stati per quanto riguarda il giudizio sull'Ucraina, per quanto riguarda il giudizio sull'invasione russa e per quanto riguarda anche il Medio Oriente. Questo è un dato importante. E anche le opinioni pubbliche sembrano in qualche modo dislocarsi, perché il voto in Polonia dimostra che certo, il populismo probabilmente ha vissuto una sua parabola, ma forse non è più nella fase crescente. E questo, direttore, forse ci riporta all'Italia e al fatto che anche il nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che magari immaginava sulla Polonia uno scenario diverso, ora, in vista delle elezioni europee, dovrà affrontare un quadro in cui i cosiddetti sovranisti rischiano di non essere maggioranza nella futura Europa, no? Ma sull'abbrivio della vittoria elettorale molto netta, molto forte che Meloni ha avuto, e i suoi consiglieri e probabilmente lei stessa avevano pensato che fosse possibile uno spostamento degli equilibri europei e che quindi la destra anti-europea potesse scendere in campo, avere un ruolo di primattore. Si è visto col voto spagnolo per Vox sì, dove Meloni si era spesa, che non è così. Si è visto che la Polonia ha dato un colpo di freno, rimane Orbán naturalmente come alleato di Meloni e rimangono dei nodi da sciogliere, perché io credo che Meloni sia assolutamente sincera e convinta nella scelta atlantica, però noi siamo di fronte per la prima volta a un Presidente del Consiglio che è filo atlantico ma non condivide totalmente i valori dell'Occidente, perché non c'è mai stato un giudizio netto sulla democrazia occidentale, certo, sullo Stato di diritto, e anche la mancanza di un giudizio netto sul fascismo e sulla sua natura in quanto regime alla luce della democrazia non è ancora stato dato. Allora, brevissima pubblicità. Ezio Mauro, la